Ciao a tutti, ormai è quasi l'una di sabato, anzi domenica mattina, e posto quelle che sono state le mie operazioni della settimana scorsa in spread trading. Allo stato attuale ho ancora un'operazione aperta sull'indice italiano BIB e sull'indice tedesco DAX, che mi sta facendo soffrire non poco, complice gli ultimi 2 giorni di indecisione totale politica italiana con gli interventi del centrodestra. E anzi, dichiarazione del centrodestra di far cadere il governo Monti, e chiaramente l'indice italiano appena si può viene colpito a sangue, ha iperperformato al ribasso, con il DAX che invece è andato a toccare i massimi da ormai parecchio tempo, veramente sono massimi molto molto vecchi, ossia dal giugno del 2011, siamo ormai sui massimi, anzi sui massimi di aprile 2011, quindi si parla di oltre un anno e mezzo fa. Il DAX non è mai stato così alto da un anno e mezzo a questa parte fa. Questo livello, che tra l'altro sta secondo me, a mio avviso, ormai quasi per rompere, diventerà il valore più alto in assoluto da quando esiste praticamente il DAX a momenti. Comunque vi illustro quelle che sono state le mie operazioni, che potete vedere sul mio diario in MyFX Book, diario che vi pubblico comunque quotidianamente sul forum, che potete vedere cliccando su il mio nome Skype, paolo.paesino. Lì ci sono anche gli indirizzi per arrivare al mio diario di trading o sul mio blog stesso. Ecco qua i risultati. Allora, ad oggi ho aperto 4 posizioni, in realtà sono state 5. Un'altra sull'indice Standard & Poor's e Nasdaq, che mi ha dato un profitto di 11 euro. Solo che c'era sulla piattaforma di CMC Market e mi è un po' un problema andare a riportare i dati, però mi riprometto di portarli. Le operazioni che potete monitorare dal diario sono state appunto queste 4 qua. La prima che ho aperto il 3 di dicembre sulle le valute, quindi le coppie New Zealand, GPI, GBP, GBY, quindi dollaro neozelandese in acquisto con vendita di yen giapponese, e come posizione di copertura sterlina come acquisto e vendita come yen giapponese. Size sono le quantità 1 lotto e 0,5 lotti. L'apertura, beh, comunque la chiusura poi datami chiaramente dai segnali dello spread trading, quindi con apertura in questo caso sulla deviazione standard più meno 3, scusatemi, e la chiusura sulla deviazione standard più 1, mi hanno dato meno 7,46 di profitto per quanto riguarda New Zealand GPI, e GBP GBY un profitto di 38, dandomi un profitto totale del trade di 30,78 euro. Anzi, andiamo a sistemare qui anche, mettiamo valuta, ok. L'altra operazione che ho aperto sull'indice italiano MIB e l'indice tedesco DAX, sempre il 3 di dicembre, posizione long, quindi in acquisto per quanto riguarda l'indice italiano, e short, quindi in vendita per quanto riguarda l'indice tedesco, con 1 unità e 3 unità. Mi hanno performato molto molto bene, perché ho ricavato 105 pips per quanto riguarda l'indice italiano, e ne ho persi 42 per quanto riguarda l'indice tedesco in copertura. Totale beneficio di questo trade 63 euro. L'altro trade che ho aperto il 5 di dicembre è sulle valute, quindi euro USD, quindi ho comprato euro, venduto dollaro americano, e come copertura ho comprato euro e ho venduto sterlina. L'ingresso con 0,2 e 0,28, quindi due mini lotti, 0,28 mini lotti, mi hanno performato in questo caso tutte e due. Normalmente un trade va in profitto, uno va in perdita, in questo caso mi hanno performato tutte e due, quindi 5,4 pips euro USD, 1,1 pips euro GBP, e mi hanno dato un profitto totale di 12,05 euro. Come vi dicevo, oggi è ancora in corsa, quindi ancora in essere il trade ITA 40 German 30, ve lo faccio vedere, per ora è un disastro. È un disastro totale, perché come appunto vi dicevo, la performance del MIB è veramente allucinante, scandalosa, cioè, è stato un crollo bello bello potente, perché comunque ha fatto 1, 2, 3 giornate consecutive in perdita, contro 1, 2, 3 giornate, soprattutto l'altro ieri, una giornata molto positiva, quella del DAX,
e un lieve calo quello di ieri. Però se andiamo a vedere il calo del DAX rispetto al calo dell'indice italiano BIB, c'è una differenza abissale. Fatto sta che in questo momento sono sotto di 592 euro, con, per quanto riguarda TIC, stessa cosa, 32 TIC per quanto riguarda l'ITA 40 e 267 in loss per quanto riguarda il German 30. Io in questa posizione sono in acquisto sull'indice italiano e in vendita sull'indice tedesco. Vediamo, l'indice tedesco, come vi dicevo, è sui massimi. Non mi piace il fatto che è già sceso dalla deviazione standard meno 3 a quella meno 2. L'obiettivo che io ho è la deviazione standard meno 1. Tutto dipenderà da quanto eventualmente scenderà ancora il MIB. Certo che la notizia di oggi di Monti, che ha salito il Quirinale dichiarando di voler lasciare il governo alla fine, diciamo, delle operazioni che hanno in questo momento in corso in Parlamento, non darà di certo una mano all'indice italiano, che boh, stiamo a vedere. Tecnicamente potrebbe avere ancora un calo del suo valore fino a quota 1,5355. Adesso è su un supporto comunque importante, che è il livello 61,8 di Fibonacci. Potrebbe essere un supporto, diciamo, forte, che potrebbe permettere all'indice italiano di rimbalzare e riprendere quella che è una sua corsa rialzista. Staremo a vedere. Certo che il mercato, a guardarlo con una visione un pochettino più lunga, non è di certo in un trend rialzista, ma è in un trend bello ribassista, perché possiamo tirare tranquillamente una trend line. La rotta ha fatto quello che viene definito un falso breakout, perché in questo punto ha rotto la trend line ribassista, vedete, e ha avuto di nuovo una rottura verso il ribasso, quindi si potrebbe presentare come una ripresa del trend ribassista. Sempre dal punto di vista tecnico, qualora invece il mercato, cioè il nostro indice, riprendesse un trend rialzista, ma questa potrebbe essere quasi una fantasia, potremmo aspirare a un obiettivo primario di 16.897 fino a un obiettivo più a lungo termine di 177.24. Ripeto, credo che sia più una cosa da fantasia in questo momento che un valore realmente raggiungibile dall'indice italiano, visto il disastro che in questo momento l'Italia sta sicuramente vivendo, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista politico. Quest'ultimo sicuramente favorisce gli speculatori, che non vedono l'ora, a quanto pare, di colpire quello che è l'indice italiano. Quantomeno queste sono mie sensazioni dal punto di vista tecnico, perché ribadisco sempre che dal punto di vista macroeconomico e microeconomico non ne capisco assolutamente nulla. Io faccio solo ed esclusivamente analisi tecnica, perché comunque mi permette di poter tradare anche senza essere un grandissimo conoscitore di quelle che sono le tematiche e le decisioni dal punto di vista macroeconomico. Vi ringrazio per l'attenzione, per guardare i miei video. Ci dovremmo vedere domani sera, dove, se ho tempo, darò una sorta di analisi per quanto riguarda le mie possibili operazioni di spread trading nella settimana, quindi eventuali segnali, copie di indice, valute o commodities da poter tenere in considerazione. Grazie a tutti, ciao e buona domenica.